Adidas, poi Gian Galliano, c'è di Adora e c'ho quelle nuove. Ah, che spettacolo! Prima apparizione in TV era così, eh. Quel giorno mi incontrai con Mauro verso le 11:30 del mattino, in una via non lontana dalla stazione di Rogoredo. Mi attendeva in piedi, di fianco alla Peugeot che un amico gli aveva prestato per l'occasione. Inizia così la lettera di un anonimo che racconta il provino di Mauro da Mantova per la trasmissione Uomini e Donne. I fatti narrati si svolsero in Milano il 25 settembre del 2018. Benché non si sia mai riusciti ad identificare la mano che vergò questa testimonianza, riteniamo che quanto asserito corrisponda a verità. Continuiamo a leggere. Quel giorno Mauro avrebbe dovuto sostenere un provino per Uomini e Donne. Non lo sapeva nessuno, eccetto Di Puntato, che inviò la mail di candidatura ed io, che l'avrei scortato al casting. Aveva il braccio alzato per la strada. Se gli smanacciava proprio in mezzo alla via. Fu la prima foto che scattai quel giorno, appena ci incontrammo. Aveva una maglietta bianca e dietro c'era un parco giochi. Mauro era proprio così. Poi aprì il bagagliaio e mi mostrò le scarpe. Sì, caro lettore, fece il saluto romano e aprì il bagagliaio per mostrarmi le sue calzature. Preso Adidas, bellissime, mi raso, bellissime. Dato 30 euro. Culo della Madonna, c'era il 70% di sconto. Poi c'ho le Gian Galliano, carrozza di cima più invernale. Sì. Poi c'è le Diadora. Sì. E c'ho quelle nuove. E vorrei mettere queste. Cosa dici? Eh? Ma che spettacolo! Io metterò. Sei una bomba. Eccoci qua. È veramente una bomba. Ma sai cosa costa? Salii sulla Peugeot, pregando di arrivare integro all'hotel dove avrebbe svolto il provino. Era la prima volta che salivo da passeggero in macchina con Mauro. Fino ad allora, chi aveva avuto il controllo dello sterzo e dei pedali, ero io. Mauro, prima di partire, verificò l'indirizzo più volte, destreggiandosi con una leggiadria che mi colpiva tra i numerosi cellulari e il tablet che si era portati dietro. Ogni smartphone aveva una funzione differente, contatti diversi, ed egli passava da uno all'altro con la destrezza di un giocoliere. Impiegammo parecchio tempo per arrivare. E nel tragitto passammo anche davanti alla sinagoga di Milano, nel quartiere ebraico. Ti lascio immaginare, caro lettore, che letizia fu per il mio spirito. Siamo a Milano con Mauro da Mantova, che ha una denuncia da fare al sindaco, all'attuale sindaco di Milano, il comunista Giuseppe Sala. Allora, caro Sala, te, a parte il fatto che non dovresti neanche più essere sindaco con la storia della casa che hai dichiarato in falso. E non dovresti più essere sindaco, purtroppo, essendo di sinistra, c'hai una certa parte della magistratura che ti para il culo. Non hai fatto i parcheggi disabili, sono disabile, sto girando da mezz'ora per avere un parcheggio disabile zero. Vergogna, vergogna, Sala, vergogna. Vergognati, Sala, vergognati. Vergogna. Perché oltre che a essere un trafficone poco onesto, poco onesto, ma si può? No, non si può. Oltre ad essere poco onesto, sei scorretto e te ne freghi di chi ha problemi. Io sono disabile cardiopatico e non posso fare tanti metri a piedi. E invece mi tocca farlo perché tu, perché sei disabile, non ne fai. Quindi vergognati, sei lo schifo, sei uno schifo come sindaco. Fai schifo. Chiuso, Mauro da Mantova. Quando finalmente riuscimmo a posteggiare davanti all'hotel, Mauro telefonò alla produzione e poi si cambiò in strada. Sì, proprio così, in mezzo alla strada, nel brulicare della via, tra contendenti che arrivavano e pretendenti che più o meno soddisfatti lasciavano l'hotel. Conclusa la cerimonia pubblica, mio malgrado, della vestizione, mi domandò se stesse bene. Io gli risposi di sì e lo aiutai a caricare in macchina la grossa valigia da cui aveva estratto, un per uno, tutti gli indumenti che ora lo adornavano divinamente. La scelta delle scarpe poi fu sofferta. Invero anche stabilire quale giacca lasciar giù non fu semplice. Una apparizione in TV era così, eh? Purtroppo non l'ha mandato in onda. Ah, è vero che manca su YouTube. Appena varcammo le porte dell'hotel, fummo investiti dal magma di insipienti che come noi si trascinavano verso le sale del casting. Più passava il tempo, caro lettore, e più mi convincevo che fra tutti Mauro fosse l'unico che avesse qualcosa da dire.